Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo quarto appuntamento Open Friday 2021 del Liceo Scientifico Respighi di Piacenza. Sono il Prof. Madaffari, referente per l'orientamento in ingresso dell'istituto e semplicemente vi ricordo che l'incontro di questa sera è dedicato all'indirizzo Scienze Applicate. È un incontro che servirà per scoprire un po' le specificità dell'indirizzo, per l'appunto siamo qui anche per rispondere alle vostre domande. Vi ricordo infatti che potete interagire attraverso la chat della piattaforma YouTube attraverso la quale ci state seguendo. Per scoprire allora le specificità di questo indirizzo e tutte le informazioni che occorrono, abbiamo qui la referente dell'indirizzo Scienze Applicate, la professoressa Giovanna Bianchi, e una nutrita squadra, direi, questa sera di studenti ed ex studenti del liceo scientifico delle scienze applicate. Quindi lascio la parola alla professoressa Bianchi e poi ai ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera anche ai ragazzi che sono qua presenti, li ringrazio e che collaborano appunto per la presentazione. Spero che la presentazione sia esaustiva e possa rispondere a tutti i vostri interrogativi. Ricordo ancora, se ci fossero domande, potete appunto scrivere in chat. Io parto subito con la presentazione. Il Liceo delle Scienze Applicate è un liceo e quindi come tale ha le finalità fissate dal MIUR, dal Ministero dell'Istruzione. Gli obiettivi che si pone sono quelli che possiamo leggere insieme: fornire gli strumenti culturali e metodologici per comprendere la realtà, affinché lo studente si ponga con un atteggiamento razionale, critico, progettuale e creativo di fronte ai fenomeni e ai problemi e acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerentemente con le proprie capacità e scelte personali. Fissati quindi gli obiettivi, bisogna operare una scelta, quali possono essere gli strumenti per raggiungere questi obiettivi. Allora, il Liceo delle Scienze Applicate sceglie come strumento le discipline scientifiche, conferisce a queste un ruolo importante. Attraverso le discipline scientifiche, infatti, è possibile allenare costantemente e quindi sviluppare capacità logiche, critiche, di analisi e di sintesi, ovviamente senza trascurare le discipline umanistiche che sappiamo forniscono una formazione fondamentale all'individuo e alla persona. Fissati quindi gli obiettivi e gli strumenti per raggiungerli, bisogna poi scegliere i metodi, quindi il metodo di lavoro. Il Liceo delle Scienze Applicate adotta un metodo di lavoro che possiamo chiamare di tipo laboratoriale. Con questo, quindi, una metodologia di tipo laboratoriale non significa che tutte le lezioni si svolgeranno in laboratorio, ma quello che si cercherà di fare, che si cerca di fare costantemente, è quello di portare il metodo, che è proprio del laboratorio, di portarlo in classe, attraverso una didattica per problemi. La didattica per problemi l'abbiamo, riassunta in questa vignetta, che appunto illustra come funziona. Si cerca di ridurre al minimo le lezioni frontali e di cercare il coinvolgimento costante dello studente. Si pone solitamente alla classe un problema e l'insegnante fornisce gli strumenti indispensabili per risolvere il problema. E poi osserva e lascia comunque lo studente libero di riflettere. E quindi gli studenti insieme cercano di analizzare la situazione, di formulare delle ipotesi, di prendere in considerazione le conoscenze che hanno, quindi collaborando e riflettendo insieme cercano di formulare una soluzione, di trovare una soluzione del problema.
Gradualmente solitamente la soluzione al problema poi si trova e quindi anche con l'aiuto dell'insegnante viene formalizzata. Una volta che il problema è stato risolto e quindi formalizzato, si cerca quindi di generalizzarlo. Allora, queste caratteristiche che io ho così descritto sono le caratteristiche di un qualsiasi, credo, di un qualsiasi liceo scientifico a indirizzo scienze applicate. Adesso proviamo ad entrare invece nella nostra scuola, proviamo a entrare al liceo Respighi. Procedendo con questa metodologia, lo studente acquisisce le conoscenze in modo attivo, si mette in gioco, si confronta con se stesso e con gli altri, impara a collaborare, impara ad esprimere e a sostenere le proprie idee. Questo per noi, questi sono aspetti che cerchiamo di raggiungere costantemente. Il nostro lavoro ha questi obiettivi sempre presenti. Se adesso ci spostiamo, come dicevo prima, all'interno della nostra scuola, proviamo a vedere qual è l'offerta del liceo Respighi. Il liceo Respighi offre un ambiente positivo, sereno e collaborativo. Noi crediamo anche fortemente che la didattica è davvero efficace e che l'apprendimento si realizzi pienamente se lo studente si trova in un ambiente positivo, dove si trova a proprio agio e dove è attorno a sé ha compagni e insegnanti con i quali può collaborare serenamente, di cui si fida. Allora, questi sembrano aspetti così abbastanza banali, in realtà vanno costantemente curati. E noi cerchiamo di farlo anche con l'aiuto del centro ascolto. Quindi passiamo quindi al poi offre il Respighi attività curricolari e attività extracurricolari. Ora andiamo a vedere quelle che sono le attività curricolari e insieme leggiamo il quadro orario. Allora, al biennio gli studenti svolgono 30 unità orarie settimanali, al triennio 32. Di queste 30 unità orarie settimanali, 28 si svolgono in classe, nelle classi, e sono così distribuite. Mi concentro principalmente sulle ore del biennio perché penso che in questa fase così di orientamento in ingresso siano forse quelle che interessano di più agli studenti che si devono iscrivere. Come potete vedere, ci sono 4 ore di italiano, sia in prima che in seconda, 3 ore di lingua straniera e letteratura straniera, 3 ore di geostoria, 2 ore di storia dell'arte. Come dicevo prima, il Liceo delle Scienze Applicate punta sulle discipline scientifiche senza però trascurare le discipline umanistiche. Quindi poi abbiamo 5 ore di matematica e 5 ore all'imprima e 4 ore in seconda, 2 di informatica sia in prima che in seconda e così pure in fisica, di fisica. E poi abbiamo, va bene, scienze motorie e religione. Queste sono le ore che vengono svolte in classe. Poi ci sono 2 ore che invece vengono svolte a classi aperte, quelle che noi chiamiamo dell'area laboratoriale, i laboratori dei talenti. I laboratori dei talenti sono qui elencati, ma poi gli studenti che sono qui con me li presenteranno nel dettaglio, e sono un'opportunità per gli studenti di creare un percorso di studi maggiormente rispondenti ai propri interessi e ai talenti personali. Quindi noi proponiamo dei percorsi linguistici, un corso di mate atletica, un corso di astronomia, di robotica, le scienze sperimentali, il fitness e poi, come dicevo, adesso i ragazzi che sono qui con me li presenteranno meglio. Adesso io chiamerei Matilde, che vi parlerà
della disciplina di informatica. Abbiamo scelto così di parlare in particolare dell'informatica perché sia è caratterizzante del corso e in più è, penso, una materia nuova per i nuovi iscritti. Bene o male le altre discipline, italiano, matematica, storia, comunque sono già state studiate, no? Alle medie o anche alle elementari. Invece informatica è una disciplina nuova e che caratterizza il corso. Quindi Matilde potrà spiegare che cosa si fa nelle ore di informatica al Liceo delle Scienze Applicate del Respighi. Buon pomeriggio a tutti, come ha detto la professoressa. Quando in terza media ho dovuto compiere la mia scelta, ero consapevole di non voler studiare il latino, ma allo stesso tempo non sapevo che cosa andavo incontro con lo studio dell'informatica. Già dalla prima lezione poi in realtà me ne sono innamorata, tanto da arrivata al quarto anno appunto voler intraprendere probabilmente proprio una scelta in questo ambito, lavorativamente parlando. Brevemente, l'informatica è lo studio della risoluzione degli algoritmi e dei linguaggi che si utilizzano per risolvere gli stessi. È poi anche lo studio del ragionamento automatico e della struttura degli elaboratori, quindi del computer. Al contrario di quanto pensavo io quindi al primo anno e che magari si può pensare, non è il semplice smanettare, come siamo soliti dire, o il saper navigare su internet o scaricare e utilizzare un software, bensì è saper appunto fare in modo che il computer faccia ciò che io voglio fare. Quindi sicuramente imparando a programmare impariamo anche a definire, riconoscere e scomporre in sotto problemi. Quindi questa attraverso lo studio dell'informatica queste mie capacità sono migliorate moltissimo, non solo in ambito scientifico ma anche nell'affrontare i problemi della vita di tutti i giorni di un normale adolescente. Trovo infatti di saperli affrontare in maniera molto più razionale e meno ansiosa, potrei dire. Inoltre, nonostante noi giovani facciamo parte della generazione Z, non conosciamo veramente poco, a differenza di quello che si crede, il mondo della tecnologia e dell'informatica. Quindi veramente consiglio a tutti e non solo a chi non vuole studiare il latino di studiare l'informatica. Inoltre nella pratica, in classe, le lezioni vengono svolte oltre che in classe anche in laboratorio, dove si mette in pratica ciò che teoricamente si era invece appreso grazie agli insegnanti alle lezioni frontali. In generale tutte le lezioni in realtà sono molto dinamiche, grazie anche all'utilizzo degli iPad che ogni studente ha in dotazione e di diversi programmi che utilizza l'insegnante. Personalmente ho sempre trovato lo studio dell'informatica poco pesante e anzi molto, molto divertente e stimolante. Certo è una materia come le altre, quindi richiede comunque una certa dedizione e impegno, ma se svolto con attenzione e soprattutto con regolarità anche nello svolgere i compiti che vengono assegnati dal docente, è veramente divertente. Ecco. Grazie Matilde, scusa. Allora, passiamo all'area laboratoriale, quindi ai laboratori dei talenti, e facciamo una panoramica. Interviene adesso Federica, che è una studentessa di quinta e ha scelto il percorso CLIL al biennio e ha completato con le certificazioni. Pronto? Sì. Ciao a tutti, io sono Federica e appunto sono qui per presentarvi il percorso CLIL, che è un percorso della durata di 4 anni. Ogni anno vi sono circa due, o gli ultimi 2 anni un'ora dedicata a questa materia.
e ogni anno è diviso in blocchi, in moduli. Ogni modulo è dedicato a una materia. Lo scopo del percorso CLIL è infatti quello di formare gli studenti nello studio in inglese di tre materie, che sono Physics, Biology e Maths, ovvero Fisica, Biologia e Matematica appunto in inglese. Questi moduli hanno durata diversa a seconda della parte di programma che o syllabus che deve essere coperta in quel determinato anno e quindi anche a seconda di quello che è il programma che viene svolto nella materia in italiano, che sia in prima, seconda, terza o quarta. Lo scopo finale è quello di preparare gli studenti a sottoporsi a degli esami che sono in tutto tre e appunto distinti per ogni materia. In particolare l'esame di Maths si svolge nel terzo anno, mentre l'esame di Physics e Biology si svolgono durante il quarto anno e in particolare sono nel mese di maggio. E questo quindi per sottolineare un po' quello che è forse il tasto dolente, ma poi vedremo, ne vale assolutamente la pena del corso, ovvero la faticosità, la fatica. È sicuramente un corso faticoso, nel senso che serve molto impegno, in particolare negli ultimi due anni la preparazione dell'esame richiede una certa costanza, essendo che si trova a maggio sicuramente va ad accavallarsi a degli impegni già presenti. Tuttavia devo dire che innanzitutto non ho mai pensato di partecipare a nessun altro laboratorio dei talenti e ancora oggi penso di aver fatto la scelta giusta, perché dopo aver preso queste certificazioni devo dire innanzitutto di essermi sentita estremamente diciamo contenta e soddisfatta del mio lavoro e sicuramente è uno studio che porta a molti risultati, non solo per le certificazioni che possono avere una loro valenza, ma innanzitutto per la materia curricolare di inglese che normalmente si studia. Conoscere molti più vocaboli, che siano anche vocaboli specifici per le materie scientifiche, aiuta sicuramente nel parlare quotidiano in inglese. Un esempio può essere semplicemente un'altra certificazione in lingua che stavo prendendo un po' di tempo fa e mi sono trovata nell'esame di speaking a parlare con il consulente, diciamo il candidato, di alimentazione utilizzando dei termini che altrimenti non avrei conosciuto. Oltre a questo, anche per le materie curricolari di matematica, fisica e biologia che si studiano in italiano, si ha quella marcia in più, perché si tratta a volte di argomenti che già sono stati affrontati nella materia in inglese, quindi si riesce a comprendere meglio ciò che la prof in italiano sta spiegando. Oltretutto, io che ora sono in quinta e inizio adesso, può essere un po' lontano dalla situazione degli alunni che entrano a scuola dalla terza media, diciamo, però quando mi trovavo in quella situazione già un po' pensavo al mio futuro e dal punto di vista di una studentessa che è ormai in quinta e che sta ormai pensando all'università, posso dirvi che queste certificazioni, oltre che aiutarmi sicuramente per il test d'ingresso di medicina che adesso io vorrei fare in inglese e per cui quindi sono già in parte preparata, danno anche una marcia in più appunto sempre per l'ingresso universitario, perché permettono ad esempio l'aggiunta di qualche punto grazie al conseguimento di queste certificazioni. Bene, quindi questa scelta fatta diciamo al biennio adesso la stai pienamente rivalutando e valutando. Certamente. Pienamente, perché appunto quindi forse all'inizio l'hai scelta un po' così tra le varie offerte che ti venivano fatte, magari la scelta non era proprio consapevole, diciamo, no, ovviamente non pensavi già alla scelta universitaria, però adesso ti trovi dei talenti in tasca, diciamo, che puoi comunque giocarti. Bene. Esatto. Bene, ora Giada invece sempre ha fatto una scelta di tipo linguistico dal punto di vista del laboratorio e ha scelto di fare tedesco, quindi forse tu Giada avevi già fatto tedesco alle medie. Sì, io avevo già fatto e quindi aveva pensato così di proseguire nello studio del tedesco e adesso ci racconta com'è andata. Grazie mille, ciao a tutti, buonasera a tutti. Io sono Giada di Quarta H e vi voglio parlare del laboratorio di tedesco che l'anno scorso mi ha aiutato a finire il mio percorso con il certificato B1 del Goethe Institute, che si basava su quattro parti: un ascolto, la scrittura, comprensione del testo e ovviamente parlato.
Allora, io ho cominciato questo laboratorio nel biennio e i primi 2 anni avevamo 2 ore, come appunto in prima, in seconda, in terza e per finire in quarta. E nel biennio è suddiviso in 2 parti, una parte di CLIL, quindi dove appunto si fa una materia di tipo ovviamente scientifico, dato appunto il liceo, che appunto noi abbiamo scelto con la professoressa e noi abbiamo deciso di fare chimica, quindi utilizzavamo una parte dell'ora per l'esperimento, quindi di tipo pratico e poi anche di tipo teorico. E poi un'altra ora, sempre durante la settimana, era per appunto una parte di tipo grammaticale. Come aveva già detto la professoressa, consiglio questo laboratorio anche per le persone che non hanno fatto tedesco alle medie, quindi che davanti a loro si apre un mondo completamente nuovo e magari sono anche solamente curiosi di vedere come va a finire, diciamo. Io ho finito il mio percorso in terza perché ho anticipato l'esame di 1 anno, però si può benissimo fare anche in quarta, e ho finito appunto con l'esame. Allora, come tutti gli altri laboratori, è un laboratorio molto impegnativo perché soprattutto parallelamente al corso CLIL, prima dell'esame c'è una certa ansia, devo dire, ma così è molto normale, diciamo. E, però insomma, se si studia tutto è fattibile. Questo laboratorio mi ha aiutato a completare il mio percorso studi di tedesco, che appunto avevo già cominciato alle medie, e insomma, come tutti gli altri laboratori, ci tengo a dire che è sempre quel valore aggiunto che può sempre servire allo studente, non solo in ambito del proprio percorso al liceo, ma anche del percorso futuro universitario. Bene, bene Giada. Allora adesso Gloria invece ci parla del laboratorio di robotica. Robotica e coding. Gloria è una studentessa di quinta, anche lei sta finendo, quindi prego. Ciao a tutti, io sono Gloria e appunto come ha detto la prof sono già in quinta, ma nel biennio ho seguito il laboratorio dei talenti di robotica e coding. Questo laboratorio si collega ovviamente direttamente alla materia di informatica che è già stata presentata in precedenza e consiste proprio nel mettere in pratica quelle conoscenze acquisite al mattino nelle ore di informatica appunto. Durante il primo anno svolgevamo l'attività in gruppi di 4-5 persone e uniti insieme ad un'altra classe. E l'attività consisteva nel programmare un piccolo robot in modo da fargli fare delle missioni. Era proprio un laboratorio anche divertente perché le missioni potevano consistere nello spostare magari un oggetto, afferrarlo, spostarlo dall'altra parte del campo, oppure attivare appunto degli oggetti già presenti sul campo. Ed era molto divertente appunto perché svolgevamo l'attività in gruppo e perché la missione veniva scelta da noi studenti tra quelle proposte dall'insegnante. Nel secondo anno, invece, ci siamo occupati di programmazione sul computer, mentre nel primo anno lavoravamo sull'iPad. Nel secondo anno lavoravamo con App Creator. Abbiamo scelto all'inizio dell'anno un progetto da portare avanti e che abbiamo portato avanti per tutto l'anno, in coppia. E niente, alla fine sicuramente il fatto di riuscire a programmare un'app, un'intera app in grado di fare tantissime cose è stato veramente soddisfacente anche dal punto di vista personale. Bene, grazie. Adesso invece volevo che Amalia e insieme Lorenzo presentassero il laboratorio delle scienze sperimentali. Adesso vi diranno come è strutturato e, vabbè, forse non vedete l'immagine, ma io qui ho l'immagine del laboratorio dove, perché questo laboratorio di scienze si svolge proprio, invece tutte le lezioni si svolgono in laboratorio. Sì. Quindi, prego. Ok. Il laboratorio di scienze sperimentali è uno dei laboratori che offre la nostra scuola. Io consiglierei questo laboratorio a un alunno di terza media che si sta per iscrivere in un liceo, perché mi ha aiutato anche a comprendere molte cose che non riuscivo a comprendere prima grazie agli esperimenti che facevamo
appunto in classe nel senso nel laboratorio di scienze sperimentali. Certo. Allora, il laboratorio è suddiviso tra i due anni del biennio in due laboratori. Nel primo periodo del primo anno del biennio i laboratori che si svolgeranno in scienze sperimentali saranno il laboratorio di fisica e il laboratorio di chimica. In entrambi i laboratori i studenti provenienti da diverse classi saranno suddivisi in diversi gruppi composti da tre membri che dovranno lavorare insieme per appunto realizzare l'esperimento e rispondere a dei quesiti che il docente del laboratorio avrà lasciato apposta ai propri studenti e insieme dovranno realizzare, poi gli studenti alla fine dovranno realizzare una relazione in cui spiegheranno l'esperimento e risponderanno a queste domande che il professore avrà lasciato precedentemente agli alunni. Ecco, quindi voi eravate divisi in gruppi, sì. Un gruppo andava nel laboratorio di scienze, ho capito, sì. Bene, un gruppo andava nel laboratorio di fisica, sì. Ok. Eravate comunque guidati dagli insegnanti attraverso, sì. Delle schede di lavoro, sì. Sì. E voi così nelle vostre varie postazioni potevate svolgere l'esperimento. Sì. Questo ti è servito, se non ho capito male, sì, sì. A comprendere meglio anche gli aspetti teorici che poi venivano fatti in classe, sì. Dico bene? Sì, sì. E tu hai preferito il laboratorio di chimica e scienze o quello di fisica? Ti sei trovato più a tuo agio? Io ho preferito più quello di fisica per un semplice motivo. Gli argomenti che si toccano nel laboratorio di chimica nel biennio sono degli argomenti che sono un po' troppo avanzati forse. Diciamo. Invece quelli di fisica sono appunto gli stessi argomenti che stiamo affrontando in quel momento in classe. Certo, quindi hai potuto, diciamo così, completare, sì. Attraverso il laboratorio le attività, sì. Che facevi in classe. Sì. Bene, allora adesso la tua compagna invece ti parla della maglia. Certo, allora io ho partecipato al laboratorio di scienze sperimentali e parlerò in particolare del quello che abbiamo fatto in chimica e in biologia. In chimica la divisione dei gruppi c'era, però la differenza da quello di fisica era che non avveniva una spiegazione frontale prima dell'esperimento, ma dopo. Praticamente l'esperimento veniva mostrato e noi dovevamo riprodurlo molto, cercando di farlo abbastanza simile, e dopo nei vari gruppi produrre un progetto, una presentazione che spiegasse gli strumenti utilizzati e il procedimento dell'esperimento, per poi questa presentazione, insomma, che venisse valutata dalla professoressa. Queste varie presentazioni quindi venivano più o meno un po' comparate per imparare gli uni dagli altri e dai propri errori, quindi si creava anche questa piccola competizione che era molto produttiva alla fine. E questa spiegazione che non avveniva prima veniva dopo, e non, diciamo che la professoressa non ci lasciava domande, eravamo noi che dovevamo venire a chiedere a lei se avevamo qualche dubbio. Questo laboratorio mi ha permesso di intanto fare ricerche molto molto serie e mettere le fonti, perché quando si fa una ricerca online si deve anche capire qual è la notizia magari falsa, quella vera, quali sono le fonti attendibili e quali no. E questo laboratorio mi ha lasciato anche una crescita a livello personale, perché prima non ero per niente precisa, paziente, invece con questo laboratorio lo si diventa per forza anche se non lo si è.
E alla fine questi argomenti che si affrontano di chimica, anche se possono essere pochi, sono più avanzati, mi hanno aiutato molto nel triennio perché ho capito come funzionano veramente. Un'altra cosa che mi ha lasciato è la curiosità e la passione per la chimica, perché tu prima vedi questo esperimento senza sapere cosa c'è dietro e rimane come una piccola magia, non capisci bene, cerchi di riprodurlo e per poi alla fine capire cosa c'è dietro, quindi hai bisogno di questa curiosità che alla fine si scatena facendo questo laboratorio. E un'altra cosa che si impara in questo laboratorio è il rispetto per l'ambiente di lavoro e sicuramente anche la responsabilità e la serietà con cui si deve affrontare un esperimento. Invece per i laboratori di biologia, anche durante il Covid noi siamo riusciti a lavorare, ovviamente con le precauzioni giuste, abbiamo perfino usato i microscopi, siamo riusciti alcuni di noi a vedere gli animali, insomma, quello che si poteva. E questo laboratorio si può vedere anche durante le ore di scienze normali, non quelle curricolari, però si vede meno. Diciamo che questo è il motivo per cui io ho scelto questo laboratorio, perché volevo vedere di più il laboratorio e fare più pratica invece di solo teoria e qualche volta in laboratorio, perché ovviamente le professoresse non possono permettersi di venire una volta alla settimana come si fa in questo laboratorio nel laboratorio. Va bene, grazie. Allora, a me pare di aver capito che questo laboratorio abbia acceso la passione per la fisica in Lorenzo e quello della chimica in Amalia, giusto? E comunque noi ne siamo felici, nel senso che l'obiettivo di questi laboratori sono proprio quelli di far scoprire un pochino le passioni degli studenti, quindi se dopo 2 anni di laboratori opzionali o comunque laboratori dei talenti tu riporti queste cose, l'obiettivo direi che è raggiunto. Questi studenti sono studenti di terza C, non sono i miei studenti, li ho conosciuti oggi e quindi ringrazio, piacere di averli conosciuto. Grazie. Prego. Adesso chiamo a Luisa che vi illustrerà lei ha fatto, se non ho capito male, il laboratorio, quello che si chiamava Debate. Adesso questo laboratorio non c'è più, è evoluto e ne sono nati da questo altri 2, che sono quelli che vedete qua, Series Movies Analysis e Reconnection Theater, giusto? Esatto. E quindi adesso tu comunque racconti la tua esperienza e magari provi anche a dire come mai dal tuo ne sono nati 2. Allora, buonasera a tutti, sono Luisa Negri e vi presenterò appunto, come diceva la professoressa, questi 2 laboratori che sono nati da quello che ho frequentato io, ovvero Debate and Soft Skills. Corsi di questo genere... No, si è fulminato il microfono. Va bene, puoi parlare in questo, sì. Ok, non è successo niente, non è successo niente, siamo tutti qua, okay. Sani e salvi. Allora, il laboratorio di questo genere offrono la possibilità di acquisire competenze trasversali, appunto le soft skills, ma non solo, anche per esempio la competenza del lavoro in team, l'arte della parola e anche l'utilizzo di tutti e 3 i tipi di linguaggio, quindi paraverbale, verbale e non verbale, funzionale ed efficace. Allora, il primo laboratorio è Series and Movies e si focalizza principalmente sull'utilizzo dei 3 linguaggi attraverso l'analisi di serie TV e film e anche attraverso la produzione di videosaggi. E invece Reconnection Theater è incentrato più sullo sviluppo delle soft skills e dell'arte della parola attraverso la sperimentazione attiva della improvvisazione teatrale
Entrambi questi corsi quindi permettono di sviluppare appunto la competenza del lavoro in team, pertanto credo che laboratori di questo tipo siano adatti a chiunque, a partire dalla persona magari un po' più timida che quindi può sviluppare la capacità di esprimersi correttamente senza più timore, fino ad arrivare alla persona che magari tende a prevalere sugli altri, che quindi può imparare a lavorare in modo funzionale in team. Bene, grazie. Grazie. Allora, io spero che sia passato lo spirito con lo quale sono nati questi laboratori e l'obiettivo che, formativo che vorremmo avessero. Possiamo proseguire ora nella presentazione, passando alle attività extracurricolari che si trovano all'interno della nostra scuola. Allora, noi le abbiamo così suddivise: competizioni, progetti, conferenze, viaggi e contatto diretto con le università e i centri di ricerca. Allora, nella nostra scuola si fanno tante competizioni. Ecco, questa è una bella foto di un momento molto felice in cui tre nostri studenti avevano vinto una importante competizione al NAU. Le competizioni che si fanno nella nostra scuola sono competizioni di matematica, fisica, informatica, statistica, neuroscienze, astronomia e inglese. In particolare adesso Giacomo, che è un ragazzo di terza C, parlerà delle competizioni di matematica. Se non ricordo male, Giacomo ha frequentato il laboratorio dei talenti di matte atletica al biennio. Da qui si è, penso, particolarmente appassionato alla matematica e quindi poi è entrato in squadra, comunque adesso vi racconta lui. Ciao a tutti, sono Giacomo, appunto come diceva la professoressa io ho partecipato al laboratorio di giochi matematici che adesso si chiama Matte Atletica durante il biennio e ho sviluppato appunto questa passione particolare per la matematica che mi ha portato poi ad iscrivermi alle varie competizioni che la scuola offre. In particolare per quanto riguarda l'ambito della matematica ci sono delle prove individuali, competizioni individuali e a squadre. Per le competizioni individuali sono presenti per esempio le Olimpiadi della Matematica, i Giochi di Archimede, i Giochi Bocconi proposti dall'Università Bocconi di Milano e i Giochi Kangaroo, alla quale io ho deciso di iscrivermi appunto dopo essermi allenato nel laboratorio. Per quanto riguarda le competizioni a squadre, io faccio parte della squadra di matematica che è organizzata principalmente seguendo una struttura definita. Ci incontriamo in squadra circa una volta ogni 2 settimane, e nel quale alterniamo appunto periodi di allenamento e periodi di gara. In cui competiamo con tutte le altre scuole italiane a distanza comunque. Ecco, online. Quindi ti interrompo un attimo, quindi se ho capito bene, voi vi trovate ogni 15 giorni, diciamo. Circa, sì. Questa squadra si chiama, diciamo che questo progetto, progetto si chiama squadra, M-Team, esatto. E avete questo appuntamento che avviene ogni 15 giorni e fate degli allenamenti. Gli allenamenti consistono in risolvere forse problemi? Esatto, la risoluzione di problemi magari più interessante e curiosa che sviluppa una curiosità maggiore negli studenti di quanto potrebbe fare magari la matematica che viene applicata a livello quotidiano in classe, in quanto più che la parte teorica si concentra appunto nell'applicazione di questa parte teorica per la risoluzione dei problemi e quindi anche una capacità competenze di problem solving, dunque. E poi fate delle simulazioni, esatto, di gare, simulazioni, no? Allenamenti e simulazioni, gare ufficiali. Simulazioni e allenamenti, benissimo. E poi ci sono le vere e proprie competizioni. Esatto. Adesso invece mi suggerisce così una domanda che forse potrebbe essere una domanda alla quale penso uno studente che deve iscriversi. La matematica che si studia qua al liceo è diversa dalla matematica, oppure tu ti aspettavi una matematica di un certo tipo e al liceo hai trovato un'altra matematica rispetto a quello che avevi fatto alle medie? Uno studente che ha fatto matematica la si fa dalle elementari, no? Poi quando tu sei venuto al liceo
hai ritrovato lo stesso tipo di matematica, hai avuto un altro approccio verso questa disciplina, ti sei appassionato di più? Beh, diciamo che io sono sempre stato consapevole della difficoltà di questo liceo, della matematica in particolare, in quanto mi è stata suggerita da miei amici, però comunque il livello di difficoltà della matematica è considerevole e non bisogna sottovalutarlo, comunque richiede uno studio regolare, a differenza magari di quello che viene fatto alle medie o alle elementari, che può essere anche più discontinuo, perché è collegata sia con fisica e anche con altre materie scientifiche, ovviamente la matematica serve un po' per tutto poi, e quindi si richiede uno studio regolare appunto per non rimanere indietro, anche perché il livello di studio è pesante. Cioè è uno studio sistematico, esatto, quindi sistematico. È richiesto uno studio sistematico, questa è la cosa forse esatto. Principale, no? Però ecco, a te piace studiare matematica, quindi cioè, hai trovato pane per i tuoi denti qui o ti aspettavi qualcos'altro? A me è sempre piaciuto studiare matematica, infatti ho deciso appunto volentieri di partecipare, di far parte della squadra e di cimentarmi nelle varie competizioni che vengono proposte e sviluppare sempre nuove competenze, anche per imparare cose che in ambito curricolare non vengono magari più approfondite. Bene. Bene, allora ti ringrazio e adesso andiamo avanti con i procediamo e parliamo invece dei progetti. Allora, i progetti, l'M-Team, ne abbiamo già parlato con Giacomo poco fa, poi c'è il progetto NAO. Allora, del NAO ne parlerà Filippo Carini. Filippo Carini è uno studente che ha terminato la quinta l'anno scorso e adesso si è iscritto a informatica. No, volevo lo dicessi tu perché no, volevo vedere se ci prendeva lei proprio. Vabbè, no, Filippo non poteva essere che informatica, era molto prevedibile. Era no, lui si è appassionato molto. Allora, buonasera a tutti. Ricordo bene, tu hai fatto il laboratorio di robotica? No. Non hai fatto perché io faccio parte di quella vecchia generazione di studenti che ormai sono usciti tutti, appunto. Sì. Noi i primi 2 anni non avevamo laboratori. Come potete immaginare, appunto, il nostro istituto col tempo si è evoluto, ha cambiato. Voi non avete fatto laboratorio? No. Ecco, non lo sapevo. No, si è evoluto e ha... ha portato diverse novità nel tempo. Noi da più grandi, dalla terza, abbiamo visto i giovani iniziare nuovi corsi invece che sembravano molto interessanti. E a te è spiaciuto molto non aver potuto fare il corso di robotica? Io purtroppo sì, esatto, mi è spiaciuto molto, anche perché la passione dell'informatica è iniziata per me verso la fine della terza media, in realtà. Tuttavia, per me era un mondo ancora praticamente nuovo, non ne conoscevo quasi niente, invece per quanto riguarda le materie scientifiche come matematica e scienze, diciamo che ero più ferrato. È per questo che ho deciso di intraprendere il percorso scientifico a opzione scienze applicate anziché un istituto tecnico appunto per la programmazione, diciamo per andare sul sicuro, ecco. E devo dire che dopo 5 anni sono stato molto felice di questa scelta, perché soprattutto c'è stato il mio incontro fatidico con il mondo della robotica. Infatti io ho fatto parte dalla terza fino alla quinta, fino all'ultimo anno compreso, della squadra di robotica del NAO. In questa squadra le abbiamo passate veramente di tutti i colori. Ogni anno abbiamo fatto una gara diversa. Abbiamo cambiato anche il professore nell'ultimo anno che ci seguiva, insomma abbiamo fatto un sacco di esperienze diverse. E io devo ringraziare il liceo in questo caso perché mi ha dato la possibilità, oltre la possibilità di conoscere altre persone di altre classi più grandi di me, che quindi mi hanno aiutato alla fine, mi hanno dato dei consigli
per il mio corso, mi hanno dato dei consigli per il futuro e anche degli amici, ovviamente, perché come dicevo l'anno scorso appunto ai futuri studenti di scienze applicate del nostro liceo, questo progetto mi ha dato l'opportunità di conoscere anche nuovi amici più grandi di me, ma devo ringraziare anche questa scuola anche per tutti gli altri progetti che ci sono stati durante i 5 anni miei qua di presenza. Non venite qua aspettandovi una scuola statica, ma vedrete l'istituto cambiarvi sotto gli occhi praticamente. Quindi siate pronti, diciamo, a tutto, e anche nell'eventualità in cui non siate pronti ci saranno sicuramente delle novità durante il vostro percorso. La squadra del NAO, che si fa tuttora, che spero ci stia guardando qualcuno, è una squadra incentrata sulle gare di robotica. È diverso dal laboratorio di robotica e coding che avete sentito prima. Infatti il progetto di robotica fa parte sia del corso di alternanza, del percorso di alternanza, che comunque inizierete in terza e vi arriveranno ulteriori informazioni poi a tempo debito, ed è uno di quei corsi che dura o 1 o 2 anni generalmente. In realtà io ho deciso di proseguirlo anche l'ultimo anno in quinta, appunto per la mia passione. Abbiamo sviluppato diversi programmi, abbiamo imparato un sacco di cose nuove. L'obiettivo principale della NAO Challenge è quello di gareggiare e di imparare cose che a scuola normalmente non si imparerebbero. Ho imparato diversi linguaggi, ho imparato come risolvere i problemi in modo logico, diversamente da come avrei fatto durante una lezione, durante una verifica normale, insomma. E mi ha dato l'opportunità anche di girare per l'Italia alla fine, perché per esempio in terza poi abbiamo partecipato alla gara e la semifinale per esempio era a Firenze. All'inizio della quarta abbiamo avuto l'opportunità di partecipare, non so, per chi è appassionato di informatica molto probabilmente l'ha già sentito nominare, alla Roma Maker Faire, che è una fiera informatica a Roma appunto, e noi abbiamo potuto mostrare a chiunque si interessasse della nostra bancarella il nostro progetto, che era molto interessante, ma che non sto a spiegarvi perché altrimenti non andiamo più a casa. Quindi è stata un'esperienza molto stimolante. È stata un'esperienza molto stimolante, e sicuramente questo incontro è stato quello decisivo che mi ha fatto alla fine intraprendere il percorso informatico anche all'università. E questa è un'informazione che posso dare che prima, l'anno scorso, non avrei potuto assolutamente avere, ovvero io avendo iniziato poco prima della fine di settembre il corso universitario, ho già avuto la possibilità di vedere le mie capacità rispetto agli altri iscritti, rispetto ai miei amici, e devo dire che nonostante abbia incontrato diverse persone venire da un istituto tecnico, quindi che fanno molte più ore di informatica di noi, mentre noi ne facciamo 2 a settimana per tutti e 5 gli anni, loro ne fanno 4 più laboratori, poi vabbè, ovviamente dipende da scuola a scuola, ho potuto notare che non solo noi avevamo, io almeno, ho tuttora una marcia in più, diciamo, per matematica, perché ho un esame di matematica anch'io, 2 in realtà, ma non solo, sono in grado di aiutare i miei amici in matematica, perché molti argomenti di quelli che abbiamo fatto durante i 5 anni si ripresentano poi anche al corso universitario, ma anche in informatica sono al loro stesso livello. Questo sicuramente è dovuto principalmente grazie alle comunque 2 ore settimanali che, sebbene i professori ho sentito dire più volte non essere abbastanza, in realtà
si sono mostrati in grado di saper utilizzare al meglio. Devo anche ringraziare però appunto questo corso di robotica, perché senza queste ore di alternanza probabilmente non, metà delle cose che so adesso non le avrei imparate in altro modo. Bene, allora, mi fa piacere. Grazie. Quindi ti senti così all'altezza di affrontare l'università e anzi ti sei sentito anche ben formato e sì, pronto, riesci a seguire bene le lezioni, ti senti pronto per gli esami. E mi quindi sento pronto per gli esami, attualmente ho dato il primo parziale di matematica, sono ancora in attesa del risultato. Insomma. Ecco. Però insomma bene, mi fa piacere. Allora, adesso possiamo procedere e chiamo invece Eleonora che ci parla del progetto Astroparticelle. Questo progetto è in atto da 3 anni e ha avuto un buon successo, anzi direi che ha avuto un grande bel successo, tant'è che abbiamo pensato di proporre già dal biennio nei laboratori dei talenti anche un laboratorio di astronomia. Buonasera a tutti, io mi chiamo Eleonora, sono qui, come ha detto adesso la professoressa, per presentarvi il progetto a cui ho preso parte l'anno scorso, che si chiama Astroparticelle e le altre energie dell'universo, da cui appunto si originerà un nuovo progetto per gli studenti del biennio appunto sull'astronomia. Questo progetto è stato realizzato dal Liceo Respighi in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Trieste ed è stato realizzato in modo da permettere a noi studenti di avvicinarci alla scienza, alle sue modalità e alle sue finalità. In questo progetto, diviso in 4 fasi, noi studenti abbiamo imparato, imparato diverse nuove capacità, competenze. Che sono si dice, competenze, adesso sì. Si dice competenze, abbiamo acquisito tante competenze, tra cui appunto delle soft skills come lavorare in gruppo e anche delle competenze attuali come per esempio appunto lo studio di una piccola parte dell'astrofisica. In queste 4 fasi la prima è stata l'avvicinamento all'astrofisica tramite lo studio della storia della ricerca riguardante i raggi cosmici. Nella seconda fase abbiamo poi approfondito la ricerca che si sta svolgendo nei giorni nostri per scoprire nuovi raggi cosmici e anche nuovi fenomeni fisici con un focus particolare sulla materia oscura. Nella terza fase abbiamo approfondito le sorgenti da cui i raggi cosmici derivano e anche i raggi gamma, mentre nella quarta fase, che è stata la fase laboratoriale, ci siamo occupati dell'elaborazione dei dati arrivatici da alcuni satelliti in orbita attorno alla Terra. Personalmente questo laboratorio mi ha aiutato a capire che la carriera lavorativa che voglio intraprendere è appunto quella della ricercatrice in ambito astrofisico e posso dire a nome mio, ma anche credo di tutti gli altri studenti che vi hanno partecipato, che è stata un'esperienza formativa molto interessante perché ci ha avvicinato un mondo di cui non si parla molto spesso normalmente, ma anche a scuola l'ambito legato all'astrofisica è abbastanza ridotto. Mi piaceva chiederti, quando tu ti sei iscritta qua al liceo, avevi già la passione per la fisica o l'hai scoperta strada facendo? Allora, io devo dire che non sapevo proprio che cosa fosse la fisica quando mi sono iscritta al liceo, mi piaceva molto la matematica, per questo ho deciso di la matematica e l'informatica, per questo ho deciso di iscrivermi al liceo Respighi, ma per me è stata una bellissima scoperta quella della fisica e adesso in particolare dell'astrofisica, perché mi ha aiutato a capire qual è il mio posto nel mondo e dove vorrei arrivare quando sarò più grande, ecco. Ecco sì, anche per noi è stata una scoperta attraverso questi progetti che facciamo e attraverso i laboratori scopriamo proprio che cammin facendo i nostri studenti scoprono ecco, delle passioni, vengono fuori degli interessi, scoprono la loro strada proprio così, mettendoli
a giocare in situazioni nuove, magari emergono delle passioni, come diceva prima Eleonora, che si scoprono provando, no? E quindi va bene. Senti, mi sembra che tu sia anche una studentessa del conservatorio, comunque frequenti il conservatorio, suoni uno strumento? Sì, io suono l'arpa da 8 anni e tra giusto 20 minuti a una lezione. Quindi ti lasciamo libera, ti ringraziamo. Ma questo strumento, tu sei in convenzione col conservatorio? Allora sì, io ho la convenzione del conservatorio e devo dire che mi aiuta anche perché il portare avanti entrambe le scuole, cioè il conservatorio, il liceo Respighi, non è affatto facile. Ci vuole costanza, molto impegno, soprattutto molta passione, perché se non c'è la passione è veramente impossibile riuscire a portare avanti entrambi i percorsi. Però devo dire che mi sento una persona, cioè sento che queste due scuole mi realizzano pienamente come persona, non riuscirei mai a fare a meno di una o dell'altra. Bene, ti senti arricchita, quindi questa fatica sì, è ripagata. Assolutamente. Ecco. Questo è importante, che certo la fatica che si fa a scuola, la scuola, lo studio è sicuramente faticoso, ma se poi ecco, uno ha un ritorno è una fatica che si fa con piacere, no? Sì, sì, assolutamente. Bene, allora Eleonora ti ringraziamo, se devi andare al conservatorio corri. Ciao. Allora, adesso invece mi piaceva presentare ancora un laboratorio che è il percorso medico-sanitario. Di questo progetto ne parla Monica, che è una studentessa che ha terminato anche lei l'anno scorso e che ora fa medicina. Grazie, buonasera a tutti. Io sono Monica, appunto, e sono iscritta al primo anno di medicina. Quando ho dovuto fare la scelta in terza media per la scuola che dovevo fare, non avevo ben un'idea, avevo semplicemente avevo un'idea di fare medicina, ma non ero sicura al 100%. Ho scelto il Respighi perché mi poteva dare un'infarinatura generale, possiamo dire, sia per quanto riguarda il campo scientifico delle materie scientifiche, ma anche per le materie umanistiche. E soprattutto io ho fatto come alternanza un progetto in collaborazione con la Croce Bianca che mi ha indirizzato verso questa mia passione, possiamo dire, i miei interessi, perché abbiamo fatto anche molte esercitazioni all'esterno, abbiamo fatto due prove di catastrofi naturali a cui ho partecipato, e anche a scuola abbiamo provato dei test di ammissione per l'università per medicina, e questo mi hanno anche un po' iniziato, mi hanno aiutato a prepararmi per il test. Però comunque volevo sottolineare il fatto che il liceo Respighi mi ha aiutato molto, soprattutto per la quantità di ore di scienze che si fanno, perché nel triennio si fanno 5 ore di scienze, e questo mi ha dato una buona base di conoscenza di questa materia per iniziare al meglio la mia carriera universitaria, perché vedo anche nelle altre persone che hanno fatto una scuola diversa dalla mia che non sono così preparate. Invece devo ringraziare moltissimo il Respighi, perché devo dire che mi ha preparato molto bene, e anche lo studio dell'informatica sembra una cosa sottovalutata, però a me è servita molto per sviluppare un pensiero scientifico, per risolvere dei problemi che altrimenti non saprei come risolvere, e devo ringraziare molto. Quindi una buona formazione ti sei ritrovata. Sì. Bene Monica, ti ringrazio. Quindi adesso chiamerei invece Francesca Gruppi.
perché è una studentessa di quarta. Tra i nostri progetti ci sono anche scambi con l'estero. Purtroppo la pandemia ha fermato tutto, però lei è una studentessa che ha potuto in parte partecipare a questo progetto di scambio e poi, ecco, poi inizia e racconta un po' da questa esperienza. Sì, sento anche io un ritorno di suono. Sì. Buonasera, sono Francesca e io insieme ad altre ragazze di seconda siamo riusciti a partecipare appunto allo scambio con l'Olanda. Come tutti gli scambi con l'estero, era formato da due fasi. Nella prima fase i ragazzi olandesi sono venuti a Piacenza, dove sono stati ospitati dagli studenti che hanno deciso di aderire al progetto. Successivamente saremmo dovuti andare noi in Olanda, ma non abbiamo potuto farlo a causa della pandemia. Questo progetto, oltre a potenziare lo studio dell'inglese, è sicuramente importante anche per imparare ad avere a che fare con delle persone che hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra. E inoltre questo progetto, insieme a tanti altri progetti offerti dalla nostra scuola, apre gli studenti ad una dimensione interculturale. Infatti possiamo vedere anche tutte le varie certificazioni first. Sì, la certificazione, cioè, nella nostra scuola vengono organizzati dei corsi per poter prendere la certificazione FIRST, IELTS e CAE, mi sembra, no? E questo proprio perché si apre il liceo ad una dimensione internazionale. A noi sta a cuore, insomma, che i nostri studenti abbiano la possibilità di acquisire e di conoscere, di imparare bene la lingua inglese e comunque anche, abbiamo visto prima, la lingua, il tedesco, lo spagnolo e il francese per chi vuole fare il laboratorio multilingue. E poi, ecco, che queste competenze acquisite nel percorso vengano anche poi certificate e quindi possano essere spendibili al termine della scuola. Francesca fa parte anche della squadra di matematica femminile. Se vuoi parlare anche di questo progetto, adesso qui io faccio vedere un'immagine che, perché la squadra femminile ha continuato, ma anche quella maschile, insomma il progetto MT è continuato anche in periodo di pandemia, infatti le vediamo qua con le mascherine, e la squadra femminile l'anno scorso ha avuto un buon risultato, quindi se vuoi parlare tu di questa esperienza di squadra femminile. Sì. Gli allenamenti vengono svolti sempre tutti insieme, ma la differenza è nelle competizioni. Infatti le competizioni a squadre possono essere sia miste che al femminile. Abbiamo continuato ad allenarci anche nel periodo di pandemia. Inizialmente online e poi successivamente la scuola si è organizzata in modo da poterci far tornare in presenza con le dovute distanze e con le dovute precauzioni. Bene. Comunque. Senti, e questa esperienza così di gioco perché questa squadra, cioè no, voi lo fate molto seriamente perché gli allenamenti sono molto seri, però di fatto voi avete creato un gruppo col quale giocate, no? Quindi è stata per te un'esperienza positiva? Sì. Sicuramente oltre a mettere in pratica le conoscenze che si acquisiscono in modo teorico durante le lezioni, è importante per imparare a comunicare con le altre persone e a risolvere dei problemi collaborando con la squadra. Questo collaborare poi porta anche ad instaurare delle amicizie che vengono approfondite anche all'esterno. Bene, grazie. Grazie Francesca. Ecco, poi, allora, tutti questi progetti che abbiamo così descritto, e sono tanti e non sono neanche tutti, sono tutti progetti che, penso abbiate capito, si svolgono a classi aperte, sono progetti della scuola. Poi ci sono anche degli interessanti e bellissimi progetti di classe, ad esempio quella di cui ci parla Chiara Carollo, che è una studentessa di terza, hanno fatto in classe questo progetto nell'ambito dell'educazione civica, vero? Se non ricordo male. Allora, intanto ciao a tutti, io sono Chiara e come ha detto la prof parlerò di questo progetto che viene svolto nelle singole classi. E l'educazione civica, come penso già sappiate, è diventata da poco una materia che è obbligatoria in tutte le classi italiane.
ma a Respighi non viene affrontata come una vera e propria materia, quindi come un'ora curricolare, ma è affrontata come un progetto. Quindi sostanzialmente ogni classe ha un obiettivo e deve analizzarlo, fare delle ricerche e alla fine produrre un prodotto finale. Ad esempio noi l'anno scorso e la mia classe abbiamo ricevuto, diciamo, come obiettivo quello del cambiamento climatico e dovevamo ovviamente approfondire questo obiettivo e alla fine abbiamo prodotto un giornalino in cui racchiudevamo tutte le informazioni che avevamo ricercato. Per fare queste ricerche ci siamo divisi in gruppi e ogni gruppo aveva un sottotema che doveva analizzare e alla fine appunto abbiamo riunito tutte queste ricerche in un unico giornalino. Inoltre il giornalino che abbiamo realizzato è stato molto particolare perché è stata un'edizione verde, diciamo, del giornalino della scuola, che è il buco, in cui abbiamo prima parlato appunto del cambiamento climatico e poi di alcuni consigli che davamo agli studenti per risolvere o comunque ridurre il problema. E diciamo che questo progetto è molto bello e interessante per due motivi. Innanzitutto perché, essendo svolto sotto forma di progetto e non come un'ora, una tipica materia scolastica, ti aiuta a conoscere e imparare tantissime nuove cose. Ad esempio anche noi che abbiamo avuto come obiettivo quello del cambiamento climatico, che è un tema di cui si parla molto spesso, abbiamo scoperto tante cose nuove che non sapevamo e non conoscevamo. E poi è un progetto che aiuta molto gli studenti anche perché si lavora in gruppi, si lavora con la classe e ti permette innanzitutto di alleggerire il carico del lavoro, perché comunque sei con i tuoi compagni, quindi scherzi, ridi, ti diverti. E poi anche perché ad esempio noi che dopo pochi mesi dall'inizio della prima ci hanno messo ovviamente in quarantena e così via, non abbiamo avuto l'opportunità di conoscere i nostri compagni, quindi è stato anche un modo per stare con loro, conoscerci meglio. Va bene, grazie Chiara. Allora procediamo con la nostra presentazione, siamo ormai alla fine e ecco qui c'è, non so se, no, non la vedete, la vedo io ma voi a casa non la vedete. Allora, altre attività che sono comunque svolte a classi aperte sono dei viaggi che si svolgono regolarmente nella nostra scuola. Adesso la pandemia li ha bloccati, però noi contiamo veramente di poterli riprendere. Sono viaggi, visite a musei scientifici, a centri di ricerca, ricordo sempre la visita al CERN, il viaggio a Canterbury, la settimana azzurra a Caprera. Questi sono viaggi che ormai sono per noi canonici e davvero speriamo di poterli riprendere al più presto. Ecco, qui sono alcune immagini dei viaggi. E poi, ecco, la nostra scuola, come avrete sicuramente compreso dalla presentazione, ha una collaborazione, un contatto diretto con tutte le università. Infatti molti di questi progetti nascono proprio da università. Adesso vorrei dire chi invitiamo nella nostra scuola. Noi invitiamo chi ama le materie scientifiche, invitiamo chi è curioso, chi si diverte a risolvere problemi, chi ama mettersi in gioco, chi ha spirito di collaborazione, chi è propositivo e ha spirito di iniziativa, chi è convinto che domani potrà esserci un mondo migliore, più sostenibile e vuole partecipare alla sfida. Quindi, che cosa chiediamo a uno studente che si iscriverà a Respighi? Noi chiediamo semplicemente serietà, impegno e senso di responsabilità. Queste sono davvero le condizioni importanti e credo che siano la base del percorso, di un percorso ben riuscito. A questo punto mi rivolgo a tutti coloro che sono che stanno ascoltando e dico che vi state incamminando verso una nuova avventura e qualunque sia la vostra scelta, noi auguriamo a tutti un buon cammino. E io ho terminato, spero che...
Vediamo se c'è qualche domanda. Sì, abbiamo già una serie di domande, quindi i ragazzi hanno raccolto appunto le domande proposte in chat, direi che possiamo partire con le risposte, quindi fate pure. C'è una serie di domande molto importanti, tra l'altro, che hanno comunque un interesse generale al di là di chi le ha proposte, quindi possiamo partire pure con le risposte. Prego. Allora, da casa chiedono quali sono le modalità di iscrizione, quindi con quali documenti, e vorrei ricordarvi che il periodo di iscrizione è dal 4 al 28 gennaio e l'iscrizione si fa interamente online, quindi vorrei anche indirizzarvi al sito della scuola dove potete trovare tutte le informazioni utili. Chiedono anche da casa se per accedere al nostro indirizzo ci sono delle selezioni e se sì con quali criteri, ma per il nostro indirizzo non c'è alcuna selezione. Per quanto riguarda gli strumenti elettronici è obbligatorio avere l'iPad, visto che è stato chiesto. L'orario della scuola, che è dalle 8 alle 13:20 nel biennio, poi invece per il triennio ci sono 2 ore curricolari in più, che sono al pomeriggio dalle 14:15 alle 15:55. Per quanto riguarda i laboratori dei talenti, chiedono se vengono scelti al momento dell'iscrizione e la risposta è sì, bisogna sceglierli subito e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di presentarli oggi, in modo che possiate conoscerli al meglio e fare la scelta migliore. È obbligatorio scegliere un laboratorio dei talenti ed è uno solo, il laboratorio dei talenti, che dura 2 ore e viene inserito all'interno dell'orario curricolare, quindi le 2 ore si svolgono comunque al mattino. Vi sono poi domande sui progetti. I progetti, a differenza dei laboratori, non sono obbligatori, sono attività extracurricolari che si svolgono al di fuori dell'orario scolastico. E i progetti si scelgono non al momento dell'iscrizione, ma durante il percorso scolastico liceale, quindi nel corso degli anni, insomma. E queste erano le domande, diciamo, più gettonate. Va bene, quindi queste l'avete già sintetizzate, perfetto. Io parlavo dell'iPad. Allora, l'iPad è uno strumento che hanno tutti i respighiani, possiamo dire. È uno strumento che può essere fornito dalla scuola per chi, non so, per situazioni economiche non se lo può permettere, in modo che tutti gli studenti lo abbiano. E l'iPad è uno strumento molto utile, in quanto è una specie di computer portatile. E è stato molto utile soprattutto durante la pandemia, in quanto ci ha permesso di poterci collegare via Meet prevalentemente, comunque in videochiamata, e anche quindi continuare le lezioni con una certa facilità e comodità, a differenza di altre scuole che magari non hanno certi strumenti elettronici. E inoltre sull'iPad ci sono numerose applicazioni utili, come il registro elettronico, che ci permette di avere le lezioni, gli argomenti, i compiti tutti a portata di mano, ma anche tramite l'iPad, quindi tramite email oppure Classroom, possiamo avere presentazioni, documenti direttamente dai professori, quindi anche tra noi studenti possiamo scambiarci tutto quello che vogliamo e rendere quindi anche lo studio qualcosa di piacevole e interattivo. Infatti l'iPad è anche molto utile per le ricerche. Sull'iPad compiamo ricerche quotidianamente e anche presentazioni, in modo anche da far sbizzarrire un po' l'aspetto artistico di ognuno. E ci sono anche applicazioni, però bisogna chiarire che tramite i quali i professori possono controllare l'iPad degli studenti. Quindi l'uso dell'iPad è abbastanza consapevole, cioè lo studente non può fare quello che vuole durante le lezioni del professore. Infatti il professore, tramite Wi-Fi e Bluetooth, può guardare quello che fa lo studente e, volendo, bloccare eventuali applicazioni. E nient'altro. Va bene. Ho visto che sono arrivate altre domande mentre parlava Simone. Esatto.
È possibile cambiare la propria scelta sul laboratorio dei talenti? Sì, è possibile, se nel caso qualcuno non si dovesse trovare bene con la scelta che ha fatto. Ci sono stati casi di persone che hanno potuto cambiare appunto il laboratorio. La scuola sì, è dal lunedì al venerdì, quindi non c'è scuola al sabato, e le classi non sono in un unico edificio, ma vi è una succursale per le classi del biennio, che è l'ex Leonardo, situato in via Nasolini. Il tablet al posto dell'iPad, in questo devo chiedere aiuto alla prof, ma sinceramente penso che debba essere Apple per forza, perché in questo modo si può configurare, tutti devono avere lo stesso sistema operativo, in modo che tutti gli iPad si possano configurare allo stesso modo e collegarsi così all'iPad dell'insegnante. Quindi penso sia così. Non... Sì, no, è corretto, okay. È corretto. C'è, mi confermo. C'è un'altra domanda che riguarda quindi il WiFi. Sì, esiste la rete WiFi dell'istituto, quindi la risposta è positiva. C'è una rete WiFi dell'istituto, assolutamente. Vi verranno date gratuita, vi verranno date le credenziali nel momento effettivo del primo giorno di scuola, penso, vi vengono consegnate le credenziali per accedere al wifi, e queste credenziali verranno mantenute per tutti i 5 gli anni. C'era anche una domanda se c'erano selezioni all'inizio per accedere ai alla scuola. Allora, per le scienze applicate e tradizionali non ci sono selezioni, sono aperte a tutti, mentre alcuni corsi, come ad esempio lo sportivo, almeno io conosco solo questo, ci sono delle selezioni in cui vengono presi in esame alcune caratteristiche che sono particolarmente richieste in quel corso, e quindi in quei casi ci sono delle selezioni, ma per le scienze applicate non ci sono. Abbiamo ancora qualche domanda? La scuola, il sistema mensa? La risposta è no, però è attivo un servizio bar. Sì. Nel quale comunque si può tranquillamente anche pranzare. Poi, portatile Mac al posto dell'iPad? Direi di sì, però è poco pratico, ecco, quindi comunque per chi non lo possedesse, ripetiamo, la scuola dà incomodato d'uso lo strumento. Poi, qual è il livello tecnico minimo? Gli ultimi modelli vanno benissimo. Poi, viene acquistato in convenzione tramite la scuola? No, quindi se non si possiede personalmente, viene comunque fornito, ripeto, incomodato d'uso da parte della scuola. Numero di studenti per classe, va bene, questa è una domanda alla quale possiamo rispondere molto vagamente, perché queste scelte chiaramente sono scelte che vengono imposte dall'ufficio scolastico. Comunque mediamente parliamo di classi che vanno da 26-27 alunni, ma anche meno. O anche meno, però 24. Non è una risposta possibile a priori, perché comunque dipende da tutta una serie di parametri che stabilisce l'ufficio scolastico provinciale di anno in anno. Ecco. Bene, sembra che non ci siano altre domande, direi che siamo al termine. Quindi ricordo che la registrazione di questa serata sarà disponibile sulla piattaforma YouTube, quindi potete rivederla in qualsiasi momento qualora vi sia sfuggito qualche dettaglio. Chiaramente potete scrivere all'indirizzo orientamento@liceorespighi.it per qualsiasi delucidazione. Un'ultimissima domanda, vedo arrivata adesso, principali differenze tra lo scientifico e le scienze applicate? Stanno tutte nel quadro orario, che può essere consultato sul sito nell'apposita sezione, anzi vi è la versione elettronica del pieghevole, che sarà distribuito anche nel corso dell'Open Day del 18 dicembre. Sì, no, la principale differenza è che nel corso tradizionale c'è il latino, nel corso invece delle scienze applicate non c'è latino, ma c'è informatica, e sono potenziate le ore di scienze. E nel corso tradizionale c'è un'ora in più di filosofia al triennio, e nel corso delle scienze applicate invece ci sono 2 ore di filosofia
al triennio. Sostanzialmente la differenza è questa. Per quanto riguarda invece le materie di indirizzo, matematica e fisica, le competenze che si raggiungono, le competenze che si raggiungono al termine dei percorsi sono le stesse, tant'è che l'esame di Stato è lo stesso sia per il corso tradizionale che per il corso delle scienze applicate, cioè c'è la prova di italiano, la seconda prova di la seconda prova scritta di matematica e fisica, e la prova di indirizzo è la stessa per tutti i corsi del liceo scientifico tradizionale, scienze applicate e sportivo. È arrivata un'altra domanda, esatto. Se la scuola offre delle biblioteche oppure aule per i laboratori, credo lab. Sì, allora la biblioteca adesso verrà sicuramente tra poco pronta, e grazie ad un progetto sviluppato da due nostri studenti che avevano fatto questo concorso indetto dal Ministero, e grazie avevano ricevuto, appunto la nostra scuola ha ricevuto dei fondi grazie ai quali è stato ristrutturato il laboratorio di biologia che si trova proprio adiacente alla biblioteca, e la biblioteca è stata rivista, ristrutturata grazie alla provincia. I lavori sono ormai, penso sia un anno e mezzo, comunque sembra che siano ormai conclusi, e poi appunto avremo la nuova biblioteca e il nuovo laboratorio di scienze e di fisica qui in sede. Poi un'altra domanda, tra quali lingue straniere si può scegliere? Allora, prima di tutto le lingue fanno parte dei laboratori, che quindi sono 2 ore settimanali nel biennio, ma che nel triennio non diventano obbligatori, ma possono essere portati avanti. Le lingue, io non so di preciso quali siano, ma... Allora, la lingua obbligatoria è l'inglese, sono 3 ore di inglese nel curriculum. Poi si possono scegliere i laboratori linguistici, e quindi si può o approfondire l'inglese appunto attraverso la dimensione CLIL, quello che aveva prima presentato Federica, oppure si può proseguire con un tedesco, francese o spagnolo. Questo nei laboratori dei talenti, quindi nelle 2 ore opzionali, che comunque sono sempre curricolari, cioè all'interno delle 30 ore settimanali, 2 ore si possono fare con una seconda lingua, che può essere appunto lo spagnolo, il francese e il tedesco. Questo nel biennio. Se poi si vuole continuare nel triennio, si può continuare, però mi sembra che 1 ora diventi extracurricolare, perché forse non ci si sta più con l'orario. Adesso. No. No, il sabato non si va a scuola. No, il sabato si sta a casa, ormai da un po' d'anni. Si inizia alle 8 di mattina e si termina alle 13:15, 13:20. E chiedevano per l'open day del 18 dicembre se gli iscritti devono ricevere una conferma. Diciamo tramite la chat, comunque al momento l'organizzazione puntuale di quella giornata è in corso di definizione, ma in ogni caso le indicazioni saranno chiaramente fornite sul sito ed eventualmente trasmesse tramite mail per evitare confusione, anche perché si è deciso di aprire entrambe le sedi, diciamo questa è un'informazione che posso tranquillamente anticipare. E per la suddivisione dell'orario invece è tutto sul sito, come ha già anticipato il professore, mentre i laboratori che si possono scegliere è un solo laboratorio dei talenti che viene svolto in 2 ore curricolari obbligatorio. Sì, a classi aperte. Mentre le attività extracurricolari, quelle che si fanno quindi di pomeriggio, se ne possono scegliere... tutte anche sì, volendo, sì, quante certo. Se ne vuole, ovviamente poi le chiedono un certo impegno, ecco. Sì, e non le abbiamo illustrate tutte, ce ne sono anche di più.
Non abbiamo parlato del coro, non abbiamo parlato sì, sì, del ce ne sono molte, ma di solito arrivano circolari durante l'anno scolastico sì, che sì, invitano sì, gli studenti a partecipare, quindi ogni anno sono proposte, sono riproposte, quindi ogni anno anche in terza, in seconda, gli studenti possono iniziare possono decidere di iniziare nuove attività extracurricolari. C'è un'altra domanda in arrivo? Sì, allora, si muovono i professori, gli studenti stanno sempre nella stessa classe. Tranne che nei laboratori sì, opzionali. Tranne che nei laboratori, dove invece saranno gli studenti a muoversi, in quanto nei laboratori le classi sono composte da studenti che fanno parte di classi e sezioni diverse, quindi per forza sono gli studenti a doversi muovere. Va bene. Abbiamo terminato allora. Buonasera. Abbiamo terminato. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ringrazio particolarmente i ragazzi che sono intervenuti e ovviamente lo staff di regia che ha svolto un ottimo lavoro come sempre. Buona serata e buon fine settimana.